fare il vissido con la... è un po' confuso, con la è un po' confuso. Liliana da Roma, questo vuole parlare della setta, perché ma lei... Liliana da Roma. Sì, no, ma figuriamoci, va benissimo. Dimmi Liliana. C'è questa? Posso parlare? Sì, quanti anni ha lei, scusi Liliana? 65. Sì, ha la voce un po' rauca. È così, perché sto poco bene. Cruciani, non voglio disturbare. È diretto un pochino anche alla sua persona. Dimmi. Sta peggiorando perché sta seguendo le orme di quel piccolo ominide con i tacchi. Chi è l'omi piccolo ominide con i tacchi? Chi è piccolo ominide con i tacchi? Chi è? A te ce l'ha capito, Cruciani. Ce l'ha vicino. O a Roma o ce l'ha vicino. Fermola, è Parenzo, ma ritorniamo dopo con lì. Con Liliana, che non mi sembra la signora Segre. Non mi sembra la signora Segre. No, in alcun modo. Perché usare Oro, dai, su, forza. Allora, Giovanni da Pescara. Anzi, no, c'era Liliana da Roma, che era da prima. La mitica Liliana, Che mi sembra ce l'abbia con Parenzo, no? O sbaglio? Sì, ma soltanto liberarmi, perché l'ascolto quando è a mezzanotte, va bene? Sì. Ma che mi devo far sangue che è cattivo, non è giusto. Sì. Allora, non è giusto. La sua giusto, maleducazione. Io intanto la saluto e la ringrazio molto per aver chiamato. Sono felice. La ringrazio. Sono veramente felice di confrontarmi con una povera stronza. Sono molto felice di confrontarmi con una povera demente. Maleducato, che insegna ai suoi figli. Vabbè, che c'entra? Anche questa poveretta, anche questa poveretta. Scusi, come considera Rosso, Parenzo lei? Ascolti, signora, come considera? Veramente brutto. Lo sai, ma sarà bella lei. Ma sarà bella lei. È vero. Ma qua è bella, che è allora, una ciabatta. Allora, tu sei brutto dentro e perciò traspare dagli occhi. Gli occhi sono lo specchio dell'anima. Perciò non sento una parola gentile nei confronti. Il meglio, dicono a Roma, è lei. Allora, insomma, signora Liliana, però io voglio sapere. Guarda lo specchio qualche volta. Signora Liliana, però lei ha una critica da fare al dottor Parenzo, che non è dottore. Sì, sua eminenza. Facciamo così. Allora lui deve sua eminenza. Porro che è un gentleman quando lo vedi alla televisione. Lei che trasmissioni guarda, signora? Ecco, questo Rete è interessante. Rete 4 e Canale 5. Rete 4 e Canale 5. Benissimo, benissimo. Beh, questo benissimo. Perché che male c'è, lei si informa con Rete 4. Si informa e deforma con Rete 4. Ma basta, cioè, ricerca le parole idiote, deforma e riforma, riformato no, militare. No, ho detto lei sarai. Si informa e deforma. È stato riformato al militare comunque, Liliana, posso dire? È stato riformato, ma l'hai visto? Che... Sì. C'è Liliana. Scusi, Liliana, va lei guarda... Vestitini, va a fare i vestitini dal suo sarto. Vabbè, quello però non è un crimine, signora, però scusi, le voglio dire che non è... Io mi devo liberare, eh? Vedi, liberati, evacua. Vuoi evacuare? Evacua. No, evacua. Cosa c'entra evacuare? No, liberare, tu vuoi liberare in questo senso. Liberare in quel senso no, caro. No, liberare, ma ho capito, ma era una metafora. Non capisce niente, dai, poveretta, questo idiota. Dostoevsky mi sa che sei ispirato a te, Signora Liliana, che mestiere fa? La signora Liliana è una perdigiorno, diciamo così. E siccome deve ingannare il tempo, telefona qua. La mia casa. Ma lei non manda avanti nessuna casa. Lei, signora, si annoia molto. Francino. È una perdigiorno mantenuta. Escremento di zanzara. Lei è capace soltanto a leccare. È una cosa di agonia. Lei, signora, è una perdigiorno. Io le pago la pensione e un po' questo mi rode, dover pagare la sua pensione. Che paghi? Io pago la sua pensione. Ma che paghi? Era un libro che si diceva, era un libro che si usava nel nazismo, ci citava quello. Ecco, perciò il signore. Scusi, anche lei, signora Liliana, anche lei, signora Liliana, è una ammiratrice di Sua Eccellenza Benito Mussolini, per caso? No, così che ti importa?
No, ma è una domanda che le faccio. È una ammiratrice di Sua Eccellenza? È una domanda. La domanda si risponde. Lei è una nostalgica di Sua Eccellenza? Quanti anni ha? Non sono nostalgica. Massimo rispetto. Per chi? Massimo rispetto. Per chi? Io mi ricordo diversi anni fa, quando quel piccolo omuncolo. Ma non si riferisca sempre a Parenzo. Parli un attimo di quello che le ho chiesto. Liliana, io ho chiesto una cosa. Lei è nostalgica, cioè ammiratrice di Sua Eccellenza Benito Mussolini? Rispetto, le donne non venivano violentate per discrimozione. Sapeva come punire. Il capoccione. Venivano violentate dai fascisti. Il capoccione sapeva come punire. Aveva l'autorità. Ma vero? Per forza gli stupratori erano al governo e i criminali erano al governo. Per comunque forza. Perché voi le state facendo? Con la Palestina, vergogna. Scusi, signorina, questa è ubriaca. Come lotta la signora ma Liliana? Ma sei una povera ubriaca. Allora non me lo vuoi far dire, Crociani? No, che cosa? Cosa vuoi dire, signora Quando Liliana? È stato impiccato Mussolini, dimmi, lui raccontò. È stato impiccato, comunque, no, aspetti, giustiziato. Scusi, signora, giustiziato. Che avrebbe preso un appartamento in affitto per vedere la morte e la messa come un animale a No, io ho detto un'altra cosa. Ho detto che quando ho preso una casa a Milano l'ho presa a Piazzale Loreto. Buono questo. Questo ho detto. Questo è buono. Per vedere, non credo vero, 10 anni fa, perché è morto 10 anni fa Mussolini. L'ho presa lì, l'ho presa a Piazza. Tu, signora Liliana, per chiudere, lei per chi ha votato alle passate elezioni, no? Per capire. Ma se dai, c'è una cosa. No, favore. Ma chi ha votato lei alle passate elezioni? Dopo te lo dico. Dimmi. Ti posso Fratelli dire una d'Italia. Cosa? Dimmi, signora. Prima era la finale della puntata, tu dicevi italiani. Lo dico ancora. Mi dava orgoglio. No, c'è il pappagallo vicino con quella voce fiebile. No, ma che flebbi, lo dico sempre allo stesso modo. Guarda, signor. Mi ha appena scritto il dottor Cristiano Malacrino, sceneggiatore, eccetera, che dice: me manni a fanculo sta vecchia, David. Così ha scritto. Lei conosce il dottor Malacrino, signora? Signora Liliana, lei conosce il dottor Cristiano Malacrino? No. Non lo conosco. Non ho il piacere. Comunque ha detto la manda a fare in culo, questo punto. Sì, ma sicuramente dietro le leccate ai piedi e al sedere che gli fa il signor Nanetto lì. Parenzo non lecca il culo. Non lecca il culo a Malacrino. Nago Bagonghi ride. Scusi, l'ultima domanda. Lei per chi ha votato le passate elezioni? L'hai capito già? No, non ho capito. Per chi ha votato? Sei troppo intelligente. Ha votato per la signora Meloni? Ma certo. Certamente. Fermi tu. La ragazza che viene da nulla, una vera partecipante alle lotte, a quello che è passato in silenzio. Le lotte, cosa è passato? Quale silenzio? Che è stato il campo di concentramento? fermi tutti.